lonely East End, baby. They say sugar, the party's on the south side of town. So when you want to have a good time, make your way. Prima serata del Trasimeno Blues Festival, iniziamo quest'anno come era successo lo scorso anno da San Feliciano, dove incontriamo uno dei più grandi entertainer del momento nell'ambito della scena blues, Sugar Ray Rayford. Hi and welcome to the Trasimeno Lake. Thank you, I enjoyed myself, but it's very cold, but it's been fun. You have an incredible voice. You think? Yes, so powerful with a great color, but you are also a great entertainer. What is the secret? Well, you know, I grew up gospel, and ever since I started playing blues 20 years ago, for some reason I see blues men, they sound very good, but almost they look bored on stage. And so when I start to research blues and look more and more, and I run across Son Howells and Muddy Waters and Highland Wolf and T-Bone Walker, they did not just stand here like this, you know. T-Bone played behind his head with his teeth on the splits. Howlin' Wolf was all over the place. So I said, you know, it's good to sing. It's good. But it's also very important to make entertainment because this is the difference between just a blues player and international, I think. You have to entertain people. This is what people want to come. They come so they can have 1 hour, 2 hours to forget everything and just enjoy life. So this is what makes me want to entertain. Even if, like tonight, where my voice is very tired, I still believe that you can put on really good show and then people feel your heart and your soul. And so this is why, the way I entertain. So. But you started with a great funk band called the Urban Gypsies. They're the Urban Gypsies, yeah. Yes. Yeah. And this is another reason for the entertainer, because funk is very... Yeah, it's a little different. I mean... funk is a lot of great grooves, but it's about the people, you know. It's getting the people into what's going on, you know. You look at Parliament and George Clinton and Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire, you know. It's more than just play. It's a show. It's good music. It's a show. It's heart, and it's getting the people into involved. So yeah, Urban Gypsies was great with that, but gospel was the same way. Gospel, I grew up from a you know, Bambina and gospel. And gospel is the same way. It was, you sing for the Lord, you sing from your heart, but you must pull the people, you know, into this. And I wanted to bring this to the blues, you know. This used to be in the blues. As I said, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Junior Wells, T-Bone Walker, Gabe Mile Brown, you know, so many. They play very good, and they entertain. And for some reason, blues today, people don't do this. I don't understand. So, but every time I come, I'm going to sing my best and I'm going to entertain. Do you think there is a difference between a musician, Italian musician that play the blues and the American? You know, everyone goes through hardships, but I think you got to have that American flavor in there. You can play it very well, but it's always it miss a little something. But like this band, the Luca Giordano band, you know, you can tell Luca spent 3 years in Chicago playing with Bob Stroger, playing with Sonny Terry, playing with Mike Flynn, and I can hear the way he plays the guitar that is more than. It's one thing to learn by listening to CD. Mm-hmm. You learn this. But it's different when you're at the club, you're at Rosa's, you're at Kingston's Mind, you're at Buddy Guy, and you're playing with some greats, you know, Eddie Shaw and all these guys. And Luca, you know, for 3 years, he played with these guys. You have to live the blues. You have to live it. It's a way of life. And when you're home by yourself. Ooh. Get on that sugar! You rush to be a man. Oh, my big mama used to tell me. Oh, God, yeah. Quran, don't you rush to be a man. Per Luca Giordano un ritorno qui al Trasimeno Blues Festival, questa è la tua
Le ho perse, il conto l'ho perso, però mi sento abbastanza a casa. Credo che abbiamo un po' costeggiato tutto il lago nel giro degli anni, insomma. Eh beh sì, io mi ricordo insieme a... Jimmy Burns, ci siamo conosciuti con Jimmy Burns. Quel giorno pioveva, se non sbaglio. Sì, era un concerto che doveva essere fatto all'aperto e poi improvvisamente... Una bella situazione, sì. Juke Joint. Sì. Jimmy è uno dei miei cantanti preferiti, artisti del Delta preferiti, quindi... Parliamo di questo, tu hai avuto la fortuna di collaborare con forze più grandi, sia del Chicago Blues che del settore blues in generale. In ultimo, che abbiamo visto questa sera con uno strepitoso Sugar Ray Rayford. C'è qualcuno in particolare che più di altri ti ha colpito? Non diciamo da un punto di vista musicale, oppure se vuoi anche da un punto di vista musicale. Da quale punto di vista? Allora facciamo così, da un punto di vista musicale e da un punto di vista umano. Beh, dal punto di vista umano devo dire che con tutti questi artisti con cui continuo le collaborazioni poi sicuramente si stringe un rapporto molto intimo, e quindi quando mi vedi tornare in tour sicuramente significa che si è stretto un rapporto molto intimo, come con Jimmy, come con Sugar Ray. Ci saranno altre tournée, perché è un uomo eccezionale oltre ad essere un cantante eccezionale. Però Eric, con Eric Guitar Davis avevo stretto una partnership forte, poi lui ci ha lasciato, insomma, quindi sicuramente dal punto di vista umano quello. Poi dal punto di vista musicale, sai, io sono molto versatile, non sono un purista, anche se adoro il blues tradizionale, quindi adoro lavorare con artisti come Bob Stroger, che per me è uno zen master, un maestro del blues, e là si parla di roba proprio traditional. Ho avuto la fortuna di accompagnare Billy Branch un mesetto fa, però anche con questi progetti dove riusciamo a fare più soul, sempre con un approccio di matrice molto blues, perché quando c'hai quell'approccio sanguigno come Ray, vedi, facciamo soul con sezione fiati, brani di Little Milton, tanti brani suoi, però c'è sempre quella matrice blues che fa la differenza per quanto mi riguarda, insomma. Senti, ma quanto è difficile salire su un palco con un musicista come Sugar Ray Rayford, perché forse non tutti si accorgono, ma dietro c'è un lavoro da parte della band straordinario e strepitoso, perché lui improvvisa, poi cambia le cose, e questa cosa... Il bello di lavorare con questi artisti, sempre con quel discorso dell'approccio molto blues, è proprio il fatto che devi essere sempre pronto ad un minimo di flessibilità sul palco, perché lui a metà concerto inizia, magari cambia totalmente repertorio e decide di fare altro, quindi devi essere pronto. Però questo è un po' la scuola. Io non ho fatto il conservatorio, sono andato negli Stati Uniti, ho vissuto là per 3-4 anni e ho avuto questa fortuna di capire come loro interpretano il palco. E questo proprio è il vero conservatorio. Per questo genere, per la black music, sì. Sì, poi c'è anche il lavoro un po' più tecnico di preparazione della tournée con prove, con i fiati, con stesure, che però poi al primo live già è sempre importante avere uno scheletro dentro il quale poi muoversi, però dentro a quella struttura poi loro si sono completamente liberi, quindi è appassionante. Questo elemento dà un po' la magia, il tocco magico un po' allo spettacolo, se no poi risulta un po' troppo freddo e troppo strutturato, non riesco mai a essere... Quindi è difficile forse più da un punto di vista tecnico di preparazione, però poi se c'è feeling con la band e con lui basta tenergli gli occhi addosso e va tutto da solo, insomma. Allora ci rivediamo al prossimo concerto. Ma onorati, speriamo. Grazie mille, grazie a te.